Bentrovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Per questa puntata di servizi e interviste in cui con l'aiuto alla parte tecnica della nostra Natasha ripercorriamo insieme la presenza del Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura che oltre ad aver partecipato all'inaugurazione della Biblioteca Diocesana in Piazza Spirito Santo 5 a Pescara ha anche inaugurato l'anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Toniolo di Pescara con un intervento sul tema del Cortile dei Gentili effettuato presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara. Il porporato che, come ha detto l'Arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, si è fatto pellegrino di cultura e spiritualità e continua il suo impegno culturale che la Chiesa esprime anche nel giorno del suo 75° compleanno, durante il quale è stato annunciato il proseguimento della sua attività, ha esordito insomma richiamando due figure diverse e ha detto sconosciute anche se molto note al loro tempo. La prima è quella di Ivo Andrić, uno scrittore dell'ex Jugoslavia, che pubblicò un romanzo in cui c'era una parabola musulmana, la quale parla di un Dio che crea il mondo con l'argilla lasciata al sole, attaccata però da Satana, il quale poi crea delle valli che dividono gli uomini, ma Dio manda degli angeli a creare invece dei ponti. Seconda voce invece è quella di un pastore protestante, Oscar Fisser, artefice di un, insomma, di una corrispondenza con un ateo, Sigmund Freud, e di un dialogo dunque che era convinto che dialogare con un avversario intelligente è meglio che avere 1.000 avvoltoi. Il dialogo dunque è la prima categoria richiamata dal Cardinale Ravasi con queste parole. Dialogo, come potete ben tutti sanno, è una parola che deriva dal greco, ma non tutti forse conoscono la dimensione completa di questa categoria dal punto di vista filologico. Perché tutti sanno, dialogos, logos è un discorso, è quindi un sistema di pensiero, è una riflessione, dia è l'incrocio. In greco vuol dire tra, anche dia. E quindi due logoi che si incontrano, che si confrontano. Però la preposizione dia in greco significa anche giù, in profondità, diabasi, scendere, viaggio verso il basso. Ecco un altro aspetto, l'aspetto dell'approfondimento, della serietà, dello scavo nell'interno dei concetti. Ed ecco che allora subito noi riusciamo a vedere due estremi che sono nemici del dialogo, proprio perché non permettono l'intreccio e l'approfondimento. Primo rischio, quello più facile, che ricordano tutti, il fondamentalismo. Il fondamentalismo è appunto l'affermazione rigida e frigida della propria verità in maniera più delle volte letteralista, quindi neppure che non è scesa in profondità e che è però non in incrocio, ma in scontro con l'altra verità o con l'altra presenza. Questo è il primo rischio facile. Qual è il secondo rischio? È il rischio estremo, come un po' nello spettro dei colori esiste il rosso e il violetto come due estremi, esiste anche un altro. Ed è in pratica il sincretismo, la genericità. Io dirò ancora qualcosa magari in finale, a conclusione, quando vorrei ancora portare due testimonianze conclusive. Dirò qualcosa a questo proposito, è un po' la malattia del nostro tempo.
la superficialità, la banalità, la volgarità anche, intellettuale, l'insensibilità, l'essere in pratica immersi in una sorta di nebbia in cui i colori tutti si stingono e lentamente si estinguono. Ecco, per questo motivo anche l'altro rischio è quello di non avere più nessuna identità. Di là c'è l'eccesso di identità, fondamentalismo. Da questa parte invece c'è la scoloritura completa. E diceva giustamente uno dei più grandi poeti del secolo scorso, secondo me, Eliot, che l'Europa, lo diceva, lentamente morirà perché lentamente perderà qualsiasi dimensione matrice cristiana e anche qualsiasi altra matrice culturale, classica, poniamo. E alla fine, dice, noi non avremo più, non soltanto non avremo più la capacità neppure di comprendere come cristiani, per esempio, Voltaire o Nietzsche, i quali invece sono fieramente interessati al discorso cristiano, sia pure per combattere, ma non per nulla, Nietzsche scriverà l'Anticristo. Ma non solo perderemo questa incapacità di comprensione, ma anche perderemo il nostro volto. Non ci saranno più dei volti. Un gioco di parole ha fatto poi il cardinal Travasi. Da un lato è possibile la via del duello con la logica della forza, dall'altra invece c'è il duetto che può essere anche tra basso e soprano, che mette insieme dunque due diversità che non si annullano, sono però compresenti in un'armonia con la loro identità. Benedetto XVI ha ricordato il porporato, aveva chiesto una chiesa che avesse un cortile dei gentili perché ci fosse dialogo con coloro ai quali la religione è sconosciuta. Il cortile dei gentili, ha ricordato Ravasi, era nel Tempio di Gerusalemme, uno spazio accostato ad altri cortili sempre più spirituali in cui si incontravano i pagani e gli ebrei. E c'era un muro divisorio che ricordava insomma la sorte che avrebbero fatto quei pagani che fossero entrati nella parte del tempio dove non potevano entrare. Invece il cardinal Ravasi ha richiamato la necessità di un dialogo che è avviato e che si è svolto già in varie sedi. Di cosa dobbiamo parlare poi? Ha chiesto il porporato. Di una catarsi, del lasciar cadere tante concezioni dei non credenti sulla religione che non avrebbe dignità intellettuale e dei credenti aggrappati a confini così fragili da cadere a volte nella superstizione. Gli errori della filosofia, ha detto richiamando un intellettuale, cardinal Ravasi, sono sempre ridicoli. Quelli della religione sono spesso pericolosi. Il cardinale ha poi richiamato una scienziata americana di origine ebraica, la quale aveva capito magisteri, che ci sono magisteri paralleli, quello della scienza e quello delle arti e della religione. Perciò è importante la duplice traiettoria del rispetto reciproco. Ascoltiamo ancora il cardinal Ravasi. Contrariamente a quanto tante volte si crede, a livello soprattutto devo dire giovanile, che le uniche verità certe, documentate, sono quelle scientifiche, sono quelle tecniche soprattutto. In realtà la persona umana, l'unico soggetto, conosce in maniera polivalente. La nostra conoscenza è pluriforme. Noi conosciamo certamente anche con la ragione e con la ragione scientifica, ma conosciamo anche con la ragione simbolica. L'innamoramento è una conoscenza raffinata, che non è spiegabile solo attraverso i puri meccanismi biologici. Ed è per questo che allora qui entriamo nell'interno e vorrei proprio subito aggiungere, fermo restando che io sono convinto con una nuova teoria che sta avanzando sempre di più, che è la teoria dell'incrocio in realtà, non delle rette parallele, perché molte volte
la dimensione, l'unità della persona, conosce sia scientificamente sia religiosamente la realtà in maniera contemporanea. La teoria della relatività, diceva chiaramente Einstein, non poteva, non l'avrebbe mai formulata solo con le categorie scientifiche, strettamente scientifiche. Ha avuto bisogno delle categorie filosofiche di tempo e spazio. Ed è per questo che è importante ancora una volta il dialogo. Il programma, dicevo, catarsi, purificazione, rispetto, ma serietà dei due modelli che si devono confrontare. Ma sul programma io metterei soprattutto due contenuti che brevemente illustro. Il primo contenuto è il contenuto antropologico. È veramente la componente di base sulla quale purtroppo si fa poco, si fa tutto secondo stereotipi, luoghi comuni. Io ho sentito più di una volta dei non credenti che proponevano per un cortile dei gentili la discussione sulla natura umana. Perché ai nostri giorni la natura umana sul concetto di verità. Pensiamo soltanto, io adesso non tocco quello della natura umana che è estremamente complesso, pensiamo cosa vuol dire poi alla fine il concetto di natura umana per poter spiegare anche la categoria così dominante del gender. Se noi non abbiamo alla base una categoria essenziale, e non c'è attualmente, perché ci sono visioni molto fluide, non per nulla, nella teoria del gender, qual è la categoria, quella più diffusa come terminale? È Q, queer, cioè il fluido, l'inconsistente, dove puoi mettere tutte le categorie possibili. Per cui se una volta, adesso è capitato, una volta scendi con l'aeroporto, in qualche aeroporto, soprattutto anglosassone, e ti danno da compilare il famoso documento di approdo e di sbarco, e c'era una volta la tipica, le due caselle MF da mettere, adesso ce ne sono normalmente 4 secondo la nota di distinzione, 4 o 5, ma per esempio in Australia sono una ventina, perché si può mettere secondo caratteristiche che tu vuoi la tua definizione di natura. Quindi capitela come. Io vorrei soltanto dire una cosa, perché è stato oggetto di molte discussioni nei quartieri generali, la categoria verità. Si confrontano proprio due modelli. Per il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura c'è un concetto di verità nella quale si è immersi e in cui si naviga, insomma, e che ci orienta anche tra i territori della genetica, dell'intelligenza artificiale e delle neuroscienze. C'è anche un contenuto teologico però, perché molti non credenti chiedono di parlare di trascendenza. E ci sono anche due testimonianze finali che il Cardinal Ravasi ha richiamato. Quella di chi parla di un cristianesimo spolpato, che non ha più la capacità di incidere. Non potrei fare il cortile dei gentili con gli indifferenti, ha detto il Cardinal Ravasi. Per una filosofa americana la verità è una ragnatela che ognuno rielabora da sé. Il grande pericolo è il vuoto, l'indifferenza. Ravasi ha poi richiamato un versetto del Corano, il quale sostanzialmente dice che Dio ci ha fatto dono della differenza, e ha richiamato poi una poesia di padre David Maria Turoldo, rivolta al fratello che si definiva comunque non credente, e al quale appunto padre Turoldo scrisse queste parole con le quali ci salutiamo. Ecco, la poesia sua suona così. È interessante notare, voi vedrete che lui dice che dobbiamo andare, per quando c'è il dialogo vero, dobbiamo andare anche oltre il deserto, il vuoto. Vuoto che viene considerato come aspetto, sa, la tabula rasa dell'ateo, del non credente, che dice noi non vogliamo avere niente che ci condizioni, camminare. Ma d'altra parte anche lì ci dobbiamo andare oltre tutta la vegetazione, la foresta propria delle religioni, con i loro riti.
E sentirete che in finale lui dice: dobbiamo andare al nudo essere, e lo scrive nudo ed essere con la maiuscola. Naturalmente per il credente è una persona, è un nome, è Dio. Per il non credente però è la meta ultima, il senso ultimo. Ecco, ascoltate questi versi di Turoldo che sono l'espressione finale, sintetica del senso del Cortile Gentili. Fratello ateo, nobilmente pensoso, alla ricerca di un Dio che io non so darti, attraversiamo insieme il deserto. Di deserto in deserto andiamo oltre la foresta delle fedi, liberi e nudi verso il nudo essere, e là dove la parola muore, abbia fine il nostro cammino.